Il mondo del lavoro sta cambiando moltissimo. Oggi lavoriamo molto spesso a casa, molto spesso in giro, sempre meno nell'ufficio. Lavoriamo ovunque e diciamo nel tempo allungato. Quindi gli uffici che una volta erano stati studiati per essere occupati dalle 9 alle 5, dal lunedì al venerdì, oggi in realtà sono rimasti un po' indietro rispetto a questa situazione. Stanno cercando di aggiustarsi, di arrivare al... Un po' tanto indietro, mi posso permettere. Allora, quali sono le tendenze secondo i nuovi criteri di razionalizzazione degli spazi? Voi parlate, termini anche un po' più complessi. Ma diciamo che la razionalizzazione deriva anche dal tema dei costi, che è un tema molto importante in questo momento, e anche da un tema della sostenibilità ambientale, che è un altro dei grandi temi a cui siamo abituati. Sì, però andiamo nel concreto. Allora, vediamo delle lampade qui, ci hanno portato. La luce è molto importante, perché oggi la grande fatica che una volta era sulle spalle, adesso è sugli occhi. L'80% della comunicazione passa attraverso gli occhi, quello che impariamo. Quindi, prima di tutto la luce naturale, cercare di avere negli uffici più luce naturale possibile, sempre anche per la sostenibilità ambientale, e cercare di avere un mix di luci, un po' indiretta, un po' diretta. Diciamo che la tendenza è quella che una volta la scrivania era un oggetto di potere, più il capo era importante, più aveva scrivanie grandi. Okay. Oggi le scrivanie tendono a ridursi, lo spazio per ogni scrivania, per ogni persona tende a ridursi, aumentano gli spazi di interazione, gli spazi comuni. Quindi diciamo che qui abbiamo due ipotesi, un'ipotesi più direzionale, minimalista su questo lato, questa sì, accompagnata sinistra. Anche da una seduta storica, sì. E invece una seduta più operativa, anche se di dimensioni generose. Cioè questa è una scrivania ad ampio raggio? Questa è una scrivania ad ampio raggio perché consente anche piccole riunioni con i propri colleghi, collaboratori, senza muoversi in una sala riunioni. Ecco, il puff per chi vuol star comodo però. Il puff è una tendenza di cercare di capire che le persone hanno anche bisogno di spazi temporanei, di interazione, quindi cercare di portare nell'ufficio un po' di colore. E togliere un po' di quella... Così dato spazio individuale. È vero che in qualche azienda non tutte le persone hanno una scrivania, perché ci sono tanti mestieri. Sì, ci sono tanti mestieri, sì, ci sono. Oggi come oggi diciamo che quasi il 50-60% delle persone che lavorano in ufficio in generale, però non tutti stanno alla scrivania. E soprattutto anche chi sta alla scrivania. Le categorie dei rappresentanti, sì, ad esempio. Sì, i formatori, molte persone che sono sulla clientela entrano e escono dall'azienda. Quindi le aziende stanno capendo se si può lavorare un po' da casa, oggi si lavora dappertutto, un po' in macchina, quindi le postazioni a volte sono a rotazione. Però c'è un po' di rischio nel far così perché ci si vede meno con i colleghi, si perde un po' di senso dell'identità, che è molto importante nell'ufficio. E forse non si ha una condizione di stabilità, vero? Ma questo è un tema personale, molto legato a noi italiani, che abbiamo un senso del territorio, del nostro spazio, ci teniamo molto a personalizzarlo. Allora, progettazione, quale sarà l'ufficio del futuro? Parliamo invece di tendenze, fino adesso abbiamo visto scrivanie e uffici abbastanza normali. Ma diciamo che oggi, dicevamo, il mondo del lavoro sta cambiando, quindi le aziende più importanti, quelle più innovative, hanno capito che investire sulla postazione di lavoro è molto importante per le persone. Le persone sanno che così sono più rispettate, sono più coinvolte nel lavoro e quindi anche la creatività aziendale migliora perché c'è più voglia di andare a lavorare. Ecco, il lavoro, l'ufficio come, non è... Come sarà l'ufficio del futuro? Ma l'ufficio del futuro assomiglierà molto meno agli uffici tradizionali, assomiglierà di più a quei luoghi di relazione come gli alberghi, con alcuni spazi individuali, molti spazi comuni, quindi la lounge, la sala per le teleconferenze, spazi dedicati, per cui vedremo le persone che già sono molto mobili con i telefoni cellulari, con i telefoni personali, aziendali, muoversi molto di più, quindi la scrivania meno centrale e invece un'attività sociale molto, molto più intrigante, molto più la piazza, un po' lo stile italiano di vita secondo noi... Mobile. Per, invece abbiamo iniziato prima con il nostro spazio, per gli uffici a casa, sempre più persone cercano di creare un piccolo spazio, una piccola zona d'ufficio anche all'interno dell'ambiente domestico. Quali consigli dare? Ma noi diciamo che la casa è sempre stata abituata a lavorare per funzioni, la cucina, la sala, la camera da letto. Anche il lavoro ormai deve avere un suo luogo, magari il lavoro
per i figli, per i compiti, poi quando arrivano i genitori per un po' di lavoro, magari anche per fare la spesa online, quindi dedicare uno spazio al computer, alle zone di concentrazione, magari con una sedia comoda di quelle prese dall'ufficio, secondo noi è una cosa interessante. È una cosa interessante. Bene, allora ringraziamo Franco Guidi, ricordiamo consulente progettazione uffici. Se volete continuare a chiamare, telefonateci allo 0769 739 33. Ci sono state molte chiamate, però molti volevano sapere dove andare ad acquistare i mobili. Questo noi non lo possiamo dire. Diciamo che è importante andare dai progettisti prima di acquistare i mobili per capire bene di cosa si ha bisogno. Ecco.